Non ho pronto soccorso, ok? La macchina è senza benzina e noi non arriveremo mai all'ospedale. Ciao cuoricini! Io sono mamma T. E io sono Mattia e Missy, sempre con Gattino, che abbiamo già scelto il nome Gattino. Ed insieme siamo la famiglia Missy. Cuoricini, come sempre mamma T è a pulire e ripulire. Ed oggi sono veramente stanca! Guardate, guardate che disordine che combinano Martina, Missy e suo fratello Leone! Guardate! Io devo sempre ripulire! Ancora la cucina da fare, la biancheria da sistemare! E Martina, oggi mi devi aiutare perché io sono veramente esasperata! Mamma, va bene, calmati! Ora questo gattino ti aiuta! Ecco Martina, bene! Questa è un'ottima idea! Inizia a raccogliere tutti i tuoi giocattoli! Va bene, mamma, li sposta un po' per raccogliere. Ma questi sono che lascia mio fratello in giro. Che c'è, Marti? Che ti lamenti? Hai detto qualcosa? No, mamma, non ho detto niente. Ah, ecco, appunto, mi sembrava che ti stavi lamentando, va! Perché io qua ho trovato la tua maglietta sporca in giro! Comunque, vado in cucina, che devo anche iniziare a cucinare! E metto le cose sopra, le pentole sopra nei fornelli! Ah, tutte le matite per terra! Ah, ma come ci può una persona arrivare a sistemare tutto? Ma non ci può mai arrivare! E pulisci di qua, e pulisci di là, e fai questo, e fai quello, e attacchi la lavatrice, e ancora quasi devi pulire tutto, metti da fare. Ah, ma guarda, ma io, prima o poi, un giorno di questi non farò più niente, niente di niente, e me ne vado nella spa, così rilassando, tutto lì. Allora, mamma, ti stai concentrata? Ecco, sì, devo prendere le cose da mettere sopra in pentola. Sì. Allora, un attimo. Oh, il telefono, dov'è il telefono? Sta squillando. Vabbè, dopo rispondo. Intanto metto l'acqua qua a bollire. Martina, stai sistemando? No, però devo andare a prendere il telefono prima che nonno Arturo, perché ho lasciato Leone a casa di nonno Arturo. E magari è successo qualcosa. Ok. Brava, io devo chiamare un attimo al nonno, mi raccomando, tu continua a sistemare un attimino, che mi metto da quella parte perché qui non prende bene il telefono. Mi metto di là che chiamo un attimo al nonno, 5 minuti dopo. Sì, nonno Arturo, va bene, tutto chiaro, d'accordo, sì, lo vengo a prendere tra un'oretta circa. Va bene, sì, ciao. Ok, mamma mia, ho tenuto 10 minuti al telefono. Ok, Martina, finito qui. Ma cosa stavo facendo io? Mamma mia, ma che buio che c'è in questa cucina! Accendo la luce. Mamma, ma che stai facendo? Sto accendendo la luce perché c'è troppo buio. Luce!
ragazzi, devo pensare a Martina. Dobbiamo andare subito al pronto soccorso. Martina, andiamo. Dobbiamo uscire fuori. Vieni, dobbiamo andare al pronto soccorso. Dove sarà finito il telefono? Dobbiamo chiamare i pompieri. Vieni, andiamo. Ragazzi, è svenuta di nuovo. Martina, stiamo andando al pronto soccorso, ok? Amore, ti metteranno... Mamma, che cosa è successo? È successo che è scoppiato tutto in cucina, ok? Adesso ci metteranno delle maschere per riuscire a respirare meglio, ok? Tu stai tranquilla, amore, che io in 2 secondi arrivo subito al pronto soccorso. Stai tranquilla, mi metto in macchina, mi metto alla guida. Non so se sono in condizione di guidare, ma devo guidare per forza, perché dobbiamo andare al pronto soccorso. Allora, ragazzi. Ragazzi, cuoricine, sono senza nastro. Mamma mia, no, questo non ci voleva. Mamma, cosa succede? Niente, Martina. Non ti preoccupare, niente. Ragazzi, stiamo per restare a piedi. Non arriveremo mai al pronto soccorso. E come facciamo adesso? Siamo tutte ferite, siamo bruciate e siamo intossicate. Aiutateci, ragazzi, scrivete qualcosa nei commenti. Magari qualcuno ci viene a salvare. Non so neanche dove ho messo il cellulare. Non posso chiamare nessuno. Aiuto. No, niente, non ci hanno visto. Ragazzi, siamo anche in una strada in salita e la macchina non cammina più, Non ci posso credere, devo trovare il modo di salvare Martina, devo trovare il modo di portarla in ospedale. Mamma, sta succedendo qualcosa, io lo so, dimmelo. Martina, stai tranquilla, resisti che ce la faremo. Resisti, Martina, sono quasi arrivata. 5 minuti dopo. Ragazzi, la macchina si sta per spegnere. Non credo che arriveremo in ospedale. Mamma, perché ci siamo fermati? Perché adesso arriverà qui la tua ambulanza. Mamma, non è vero. La macchina è senza benzina. E noi non arriveremo mai all'ospedale. E quindi adesso io sto male. No, Martina, aspetta. Vediamo se riesco a trovare qualche passante che ci darà una mano. Non c'è nessuno, siamo in una strada dove non c'è nessuno. Ecco, ho visto qualcuno. Ragazzi, ci vediamo fra 5 minuti. Forse questa macchina si sta fermando e ci darà una mano e ci accompagnerà in ospedale. Ci vediamo tra pochissimo. Un'ora dopo. Ragazzi, siamo tornati. Allora, adesso vi spiego un po' la situazione. Sediamoci qui, mamma mia, c'è ancora una puzza terribile. Anzi, no, mettiamoci là nel divano, Martina. Che puzza che c'è. Dobbiamo aprire tutte le cose. Allora, vieni qua, siediti qua, amore, siediti qua. Opla. Cuoricini, è stato bruttissimo. In ospedale mi hanno fatto un sacco di punture e mi hanno fatto così male. Mi hanno medicato, mi hanno fasciato, mi hanno dato l'antibiotico perché sono piena di ferite e di ustioni. Anche mamma Tisa è molto male, anche a lei hanno fatto un sacco di punture. Ma lei è stata molto coraggiosa. Mi ha portato in braccio fino all'ospedale. Scusate, ancora abbiamo il fumo nei polmoni. Comunque, poco fa eravamo rimasti a piedi, ma per fortuna delle brave persone ci hanno accompagnato fino all'ospedale.
e siamo riusciti a entrare al pronto soccorso, ok? Ragazzi, qui dentro c'è una puzza terribile, terribile, non si può stare, adesso dove dormiremo stanotte? Mamma, è vero, c'è tanta puzza, non si respira. Lo so, amore, lo so, e non lo so, magari chiederemo alla nonna Claudia se stasera ci possiamo coricare là da lei, non lo so, non lo so, non so come risolvere. Ma ragazzi, io riprovo a entrare in cucina, ok? Vediamo se c'è ancora tutto questo fumo. Che dite, apro? Mamma, vorrei aprire! Martina, ma dobbiamo entrare prima o poi in cucina, no? Non è che possiamo vivere qua nel salotto. Peraltro devo areggiare, devo pulire a terra. Dai, proviamo a entrare insieme, vieni. Vieni, vieni, perché prima ero troppo scioccata, non abbiamo capito niente. Mamma, ma cosa è successo? Martina, tu prima eri svenuta e non hai visto niente. Però purtroppo è esplosa la cucina. Oh, santo cielo. Ragazzi, la situazione è troppo drastica. Guardate qui, guardate qui. Tutto carbonizzato. Sono scoppiati i barattoli, i piatti, di tutto. No, ragazzi, è una tragedia. La distruzione totale. Guardate qui. Non si può staccare, è preso completamente a fuoco. Mamma, è un'altra casa. Guarda le sedie, guarda cosa è successo alle sedie. Oh no, ragazzi. Ragazzi, è tutto bruciato. Aspetta, vediamo da questa parte cosa c'è. Mamma mia, il tavolo è distrutto, Martina. Mamma, guarda, è tutto rotto. E adesso il pranzo dove lo facciamo? E la cena dove lo mangiamo? E dove mangiamo, Martina? Dove mangiamo? Non lo so. Magari andremo a casa della nonna. Ma non è giusto. Ma cosa sarà successo? Forse ho capito cosa è successo, ragazzi. Io avevo acceso il gas, ok? Sicuramente, con un soffio di vento, il fornello si è spento, ma il gas è continuato a uscire. E accendendo la luce è scoppiato tutto. Ragazzi, bisogna stare attentissimi quando i fornelli sono accesi, bisogna sempre controllarli. E non bisogna mai distrarsi. Quando si cucina bisogna stare in cucina. E io invece stavo andando di là a sistemare la biancheria e mi sono anche dimenticata che c'era la pentola sopra. E non ho fatto caso che il gas si era spento ed è esploso tutto. Guarda, Martina, hanno preso fuoco. Anche le mattonelle si sono bruciate tutte. Ragazzi, cuoricini, dovremmo cambiare anche le mattonelle. Dobbiamo cambiare tutto in questa cucina. Dobbiamo cambiare tutto, dobbiamo comprare tutto nuovo. Martina, c'è ancora troppa puzza qua dentro. Usciamo fuori e aspettiamo che arrivi papà Salvo e poi daremo una bella pulita, ok? Vieni, amore, ti metto nel divano, vieni con me. Dai, mamma, piano che mi fa male tutto. Ok. Mamma, che cosa hai? Niente, amore. Ho un ustione. Mamma mia, Martina, mi sto stancando troppo, aspetta. Ragazzi, mi raccomando! Io sì.